Siamo live. Sì. Già, grazie. Sei più alto di me? Non lo so, non credo. No, spoiler. Potrebbe essere un record questo. No. Dai, benissimo. Ragazzi, benvenuti questa sera al meetup di Python Milano. Per chi è la prima volta che viene, c'è qualche volto nuovo, vedo, anche se tu sei un socio di Crafted. Questa è la sede dell'associazione Crafted Software, che più o meno, come dice il nome, è un'associazione no profit che fondamentalmente cerca di evangelizzare sulla cultura dell'ingegneria del software. Ed è basata su tre pilastri, che sono appunto la tecnologia, la cultura e le persone. Da qualche mese a questa parte abbiamo preso questo spazio fisico per cercare di riprendere sia i nostri incontri, ma soprattutto per offrire una casa alle varie community, come stasera quella di Python. Al piano di sopra questo è un ufficio condiviso, quindi chi vuole tra i nostri soci e non, basta che ce lo faccia sapere, può venire e farsi una giornata o più. Dopo ci riproviamo. La connessione internet qui è un po' scarsa. E niente, stavo dicendo appunto che ci ritroviamo un po' anche per lavorare, e però naturalmente mantenere questo spazio per un'associazione no profit non è gratuito, e quindi chiunque può contribuire è benvenuto, e lo può fare in vari modi. I più semplici sicuramente sono acquistare ad esempio il nostro merchandising, la maglietta che vedete lì o la tazza, oppure bere una birretta alla fine di questo meetup tutti quanti insieme di sopra, prima di andare a cena naturalmente, non è sostitutiva. Oppure attraverso la donazione libera, scrivendo a info@craftedsoftware.org. Vi avviso già che per il mese di maggio avremo altri eventi qui. Il 5 di maggio avremo il primo meetup di una community che si occupa di temi legati al design, inteso come UX, e lo sviluppo del software, quindi diciamo un'intersezione bella interessante. E poi abbiamo sicuramente altri eventi online che usciranno nei prossimi giorni. L'ultima cosa che vi lascio è che il 10 di maggio con Crafted facciamo partire la seconda edizione di un workshop sui sistemi distribuiti, il cui docente sarà Mauro Servienti. È un workshop online però diviso in 5 settimane. Ogni sessione dura un'ora, il martedì, ed è un workshop a pagamento, però siccome siete qui stasera come community, se volete, siete interessati, io vi lascio uno sconto del 10% sul prezzo del biglietto, così a babbo morto. Poi se invece volete acquistare più di un biglietto, me lo fate sapere, insomma, solito discorso che più se ne acquista e più il prezzo scende. Va bene, lascio la parola a Cesare, ecco, ha sentito, e poi a te Alessandro. Sì, se non può presentare slide, c'è ragione. Sì. Dovresti riprovare a fare il cast, ecco, questa è la tecnica. Sì. Aspetta, la connessione c'è. Connessione c'è, su Google Chrome, cast, esatto. Cast desktop. Perfetto, di solito quando sono io qui, la perde sempre. Hai il campo magnetico. Sì. Cesare, scusa, ti faccio fare la presentazione. Ok, grazie Angelo per l'ospitalità. Vabbè, noi siamo io, anche lui, dai. Giro io le slide. Siamo Python Milano. Siamo Python Milano, cosa facciamo? Facciamo dei meetup come oggi. Organizziamo delle paibirre, soprattutto siamo molto affezionati alle paibirre, anche se c'è qualcuno che vorrebbe estendere ad altri tipi di liquidi e chiamarla PyDrink, però vabbè. E poi soprattutto facciamo un podcast che si chiama Intervista Pythonista, dove io sono uno degli host assieme a Marco è questo ragazzo qua, a cui mando i miei auguri, visto che è diventato padre per la seconda volta ieri. E questi sono i nostri, molto velocemente, questi sono i nostri contatti, milano.python.it, più facile di così, andate lì e trovate tutto, trovate Slack, LinkedIn, Twitter, quello che volete,
E niente, speriamo di ripetere presto un altro meetup. E lascio la parola a capo Alessandro. Grazie. Sono presente in due su tre di queste foto. Mamma, che orgoglio. È vero, non ridete. Scusate, L'audio com'è? Ci sta? Nessuno si lamenta, però. Perfetto, dei zero ascoltatori. Ah, grazie. Ascoltatori, grazie, vi saluto, vi bacio, vi ringrazio. Forse è lui che si sta autoguardando, però... Va bene, ciao a tutti. Io sono Alessandro e qui, in questo che sembra un URL, ma non lo è, ci sarà, su GitHub, ci sarà la presentazione dopo che avrò fatta, sistemerò un po' di cose, integrerò con del materiale. Quindi se volete, quando sarà un URL, se volete, siete interessati, andate lì, github.com/akirosintro2d2, fate stellina watch, così quando carico vi arriva la notifica. Ho solo pensato a questa cosa. Va bene, allora, momento ego, mi introduco un secondo. Io sono Alessandro, nerd da tenera età, ok? Ho iniziato a programmare con QBasic su un 286. Probabilmente c'erano persone non ancora nate quando il 286, no, non lo so. Però vabbè, ho fatto un po' di cose nella vita, come chiaramente potete intuire, sono informatico un po' da sempre. Quindi poco rilevanti finché io non ho conosciuto Python e Python 3, grazie a un amico, sono andato a Python Italia 3, c'era Guido Van Rossum, non mi ricordo in che anno, forse 2007, 8, 9, una roba così. Ho anche fatto un pezzo di strada con Guido, però non sapevo cosa chiedergli perché era la prima conferenza e non sapevo nulla di Python, quindi avrei potuto chiedergli come inventare un linguaggio di programmazione, però pazienza, quindi uso Python da tanto tempo. Fatto altre cose, nel mentre ho anche preso una laurea magistrale, un dottorato in informatica, il dottorato era su temi un po' di machine learning, quindi non sono propriamente un novellino su queste cose, ma sulla computer vision non sono il più esperto del mondo, come dopo dirà il disclaimer. Tra i vari lavori che ho fatto, uno di cui vado particolarmente orgoglioso, ero senior machine learning engineer in Standard Cognition, che fanno sistemi di riconoscimento per le persone che vanno in negozio, prendono le cose dagli scaffali e poi gli arriva lo scontrino direttamente alla fine, piuttosto figo, però io non facevo computer vision, facevo le cose di messa in produzione e adesso sono CTO in Division Lab, che è una startup abbastanza giovane, non abbiamo neanche 3 anni, siamo in quello di Bergamo, e facciamo varie cose, tra cui anche un po' di computer vision. E se volete avere maggiori dettagli, sentite la intervista Pythonista numero 8, ok? Shameless plug, ve lo dico, però vedete voi, Division Lab tra non molto apriremo delle posizioni per sviluppatori Python, quindi stay tuned, ok? Quindi, adesso è il momento giusto per il disclaimer. Non sono un grande esperto di Detektron o di computer vision. Ho fatto computer vision nella vita, non sono un ricercatore computer vision, non conosco tutti i modelli computer vision, ne conosco un po', potete farmi domande, ma aspettatevi anche dei... non lo so. Conosco pochi modelli, ma male, ok? Quindi questo dice, la dice lunga. E quello che vedrete qui è quello che ho imparato in circa 4 mesi di uso, quasi quotidiano, devo dire, quindi di Detektron 2, per cose abbastanza ricerca e sviluppo, non è ancora stato messo in produzione nulla, quindi attenzione. Ora vi racconto un po' di Detektron 2, che è il motivo per cui siamo qui. Allora, Detektron 2 è una libreria definita da, cioè, da chi l'ha sviluppata, la definisce come una libreria, però io mi sentirei dire che è anche un po' di tooling. Scusate, guardate ore sono, giusto per capire se non vado troppo lungo. Sono anche dei tooling, diciamo, dei tool che si possono utilizzare, scritti in Python, okay, che serve per fare computer vision. È stata sviluppata da Facebook AI Research, che è un laboratorio molto grosso, molto stabile, molto figo, che fa cose di computer vision, non a caso fanno anche riferimento a molti dei loro paper, molte delle loro pubblicazioni, molti dei loro risultati, che comunque sono di tutto rispetto quando implementano e fanno determinate scelte. È scritto in Python, si basa su PyTorch e Torch Vision, forse addirittura qualche modello che voi trovate disponibile in Detektron 2 arriva direttamente da Torch Vision,
PyTorch, non so se lo conoscete, però è un framework molto famoso, usato soprattutto dai ricercatori per fare machine learning e intelligenza artificiale, diciamo, utilizzando per lo più deep learning, ok? E Torch Vision è una libreria basata su Torch che aiuta a fare task di computer vision. La licenza è un aspetto non da trascurare perché, al contrario, non so, se, beh, a questo punto mi sa che il mio audience qui, non so quelli da casa, però... se voi andate a cercare spesso delle implementazioni di codici, modelli, come sono, come arrivano dai paper, la licenza spesso è abbastanza restrittiva, nel senso che magari sono modelli utilizzabili per la ricerca, per la formazione, per l'educazione, ma se li volete utilizzare in produzione o per fini commerciali dovete pagare. Detektron 2, per fortuna, non è così. Loro hanno fatto tutto il codice è Apache 2.0, quindi non c'è neanche da preoccuparsi di royalties per quanto riguarda i brevetti e cose di questo tipo, e i modelli che sono dati sono distribuiti come Creative Commons Attribution Share Alike. Okay? Quindi per quanto riguarda le applicazioni commerciali, io sono felice, magari sarete felici anche voi. È un progetto in buono stato di manutenzione, nel senso che Facebook lo usa, ci sono degli sviluppatori che continuano a contribuire al codice, a migliorarlo, prendono pull request, prendono issue. Non sono super responsive, se c'è una issue aspettatevi di non avere risposta o avere risposta dopo un po' di giorni. Per fortuna c'è una comunità che sostanzialmente gira attorno alle discussion di GitHub e alle issue su GitHub, che è abbastanza attiva, quindi se volete lì fare discussione, fare domande, lì qualcuno può chiedere. Qualche issue magari gli ho anche dato una risposta io. Quindi in generale, diciamo, le premesse sono buone, c'è una solida base dietro di sviluppatori, di azienda che cura questa cosa qua. È un progetto che... come potete intuire dal nome, Detektron 2 segue da un altro progetto che si chiamava Detektron, quindi Facebook probabilmente ha come dire, delle mire a lungo termine per il mantenimento, per l'uso di questa cosa. Quindi io direi che si potrebbe anche utilizzare senza avere troppo timore che è progetto di ricerca buttato lì e dopo due mesi nessuno se lo caga più. Ok? Ora, ho parlato tanto di computer vision, ma magari qualcuno di voi non ha idea di cos'è computer vision, d'altronde questo è un talk che si rivolge alle applicazioni pratiche, a chi è principiante. Okay? Quindi, computer vision vuol dire sostanzialmente cercare di automatizzare task, compiti, che tipicamente vengono risolti dal nostro apparato visivo. Okay? Detektron 2 ci fornisce sostanzialmente una libreria con cui noi possiamo affrontare e risolvere alcune di queste tipologie di problemi, okay, che vengono chiamati task normalmente. Ci fornisce anche questi modelli già addestrati, che dopo vedremo comunque di cui vi ho già parlato, che sostanzialmente vuol dire che sono pronti per risolvere un certo tipo di caso d'uso, un certo tipo di problema, in una certa tipo di situazione. Quindi vi spiego brevemente quali sono alcuni dei task che Detektron 2 risolve. Uno è object detection. Questo è forse uno di quelli più iconici e tipici. Quindi sostanzialmente data un'immagine, una fotografia che può essere bianco, nero o a colori. L'obiettivo è quello di andare a individuare oggetti ogni volta che appaiono, quindi ad esempio le persone, appartenenti a determinate categorie. Quindi ad esempio qui vedrete persone al 99%, persona, zaino, oppure telefono, oppure bicicletta, bottiglia, borraccia. Ok, queste sono le categorie ad esempio. Quindi l'idea è che voi gli date un'immagine di questo tipo e Detektron è in grado di individuare quali sono i bounding box, quindi quali sono le regioni in cui una determinata cosa, un oggetto appare, e dirvi di che categoria è quell'oggetto. E in particolare vi dice anche, forse non so se si vede tanto, però vi dice anche qual è la confidenza della predizione. Queste cose vengono chiamate predizioni. Quindi sostanzialmente vi dice quanto mi sento sicuro che quella sia effettivamente una persona, quanto sono sicuro che questo sia un telefono, o questo qua un telefono, o quanto sia un'altra persona, questa qua dietro, tagliata a metà. Okay? Come vedete qua, lui è abbastanza sicuro che questa qui in verde sia una persona, questa qua dietro che è tagliata non è così sicura, quindi c'è il 55% di confidenza. Okay? Secondo task, instance segmentation. Questa sostanzialmente è simile, ma anziché andare a individuare un bounding box, si vuole individuare quali sono i pixel che appartengono a questo oggetto. Okay? Quindi sostanzialmente separarlo da tutto quello che è il resto dell'immagine,
in modo un po' più preciso. Vorrei farvi notare, vorrei farvi notare che le persone qui hanno bounding box diversi, diciamo, questa è una persona, un bounding box verde, questa, no, scusate, questa è un'altra persona, un altro bounding box verde, ma di un verde diverso, questa è un'altra persona di bounding box verde di un altro colore, questa è una persona con bounding box azzurro, ok? Questo a identificare il fatto che sono persone diverse, ok? Allo stesso modo, anche Instance Segmentation utilizza colori diversi per indicare persone che sono diverse, ok? Quindi sostanzialmente qui vedete, ciao Carlo, nella folla che questa persona qui dietro con probabilità 55% è in verde, questa qua è in rosa, ok? Questo indica visivamente il fatto che quelle due persone sono state individuate come, come oggetti diversi. Questo perché instance segmentation significa proprio segmentare le istanze di oggetti, quindi i singoli oggetti che appaiono. Si distingue un po' da quella che invece è un altro tipo di task, diciamo meno nobile, volendo, che si chiama semantic segmentation, in cui invece si vogliono dividere le categorie. Quindi tutte le persone hanno lo stesso colore, tutte le bottiglie hanno lo stesso colore, ok? E se due persone sono in overlap, non c'è modo di distinguere una all'altra. Ok, noi sappiamo che lì ci sono delle persone, ma non sappiamo se è uno o due o che cos'è. Ok? Quindi questo, diciamo, è un bot task, è molto utile, è molto utilizzato. Terzo task, key point detection. Ok? Qui il task, come potete immaginare, è quello di andare a cercare di ricostruire quali sono le ossa delle persone, diciamo, la struttura ossea. Ok? Questo è utile se, ad esempio, volete andare a individuare qual è la posa di una persona. Per farvi un esempio stupido, scusate, non vi ho fatto degli esempi di applicazioni. Questo, ad esempio, un tipo di applicazione è voglio sapere se qualcosa appare nella mia telecamera. Ad esempio, se uno si avvicina vicino al cancello di casa mia con la telecamera di sicurezza, si avvicina con un camion, io mi preoccupo perché lì dovrebbero esserci solo macchine, per dire. Questo potrebbe essere utile, adesso faccio un contesto, ad esempio, con le immagini medicali, che è ad esempio uno dei casi che tratto io, per andare a individuare se, che ne so, in una radiografia, dov'è una lesione, ok? Quindi vado a individuare precisamente dov'è che potrebbe esserci un tumore. Non dico questa è l'area del tumore, dico il tumore è precisamente questo qua, ok? In questo caso, io un'applicazione potrebbe essere quella di dire riconosco se sei seduto in posizione corretta oppure no. Quindi io, ad esempio, oggi con un bel mal di schiena, probabilmente se avessi avuto un key point detection, mi avrebbe detto, Alessandro, non sederti come se fossi una lucertola, ok? E, l'idea qui, questa qui, key point detection, l'idea è quella di andare a individuare come se fosse una object detection o una segmentazione, sono molto simili task, individuare quali sono proprio dei punti specifici per ogni persona, ok? Quindi qual è la spalla sinistra, qual è il gomito sinistro, qual è il polso sinistro, stesso per il destro, qual è il naso, quali sono gli occhi, quali sono le orecchie, ok? L'idea è proprio di andare a individuare questi qui. E siccome noi sappiamo qual è una persona, perché è sostanzialmente una espansione di quello che è la instance segmentation, quindi noi sappiamo individuare una persona, se andiamo a individuare quali sono i suoi punti, poi sappiamo anche collegarli e ricostruire la forma dello scheletro. Ok? Tendenzialmente questo è quello che succede. Un altro tipo di segmentazione è panoptic segmentation. Riuscite a capire qual è la differenza? Secondo me non si nota così ad occhio. Bravo, anche lo sfondo. Qui, sostanzialmente, oltre a riconoscere gli oggetti, riconosce anche le cose, la roba. E la roba sono tipo la strada, gli alberi, il cielo. Ok? Può dare più informazioni su quello che succede. Questo è molto utile, ad esempio, e viene utilizzato per la self-driving, ok? Per le macchine a guida autonoma. Un altro tipo di task che il Detectron affronta è il Dense Pose, che è una evoluzione, se vogliamo, di questo, con la differenza che qui cerco proprio di ricostruire la mesh, cioè qual è la struttura a griglia, diciamo, tridimensionale che si mappa al mio, il mio essere, ok? Quindi cerca proprio di ricostruire la superficie, il volume, se non il volume, la superficie. Dà un'informazione un po' più ricca, anche perché, vabbè, da queste immagini forse non si intuisce bene, però divide bene qual è la parte destra, dov'è l'inizio della parte destra, verso la fine della parte destra, parte sinistra, inizio e la fine. È un'informazione un po' più completa, diciamo. Questo è un progetto
ve la metto, non tanto perché magari vi è utile, perché è un po' una cosa di ricerca se vogliamo, però è ve la metto come esempio del fatto che Detektron 2 viene utilizzata per progetti di ricerca e sviluppo. Questa non è nativamente parte di Detektron 2, è un progetto di ricerca e sviluppo che Facebook ci ha sviluppato utilizzando Detektron 2. Figo, l'ho usata, ma è poco coeso col resto del sistema, quindi magari vi ritrovate che c'è una sottocartella dove loro hanno sviluppato le cose, hanno sviluppato il progetto e le cose non sono così tanto ben integrate come per gli altri task. Okay? Beh, questo vi dà un po' un'idea di cosa potreste fare. Modelli addestrati. Cosa sono i modelli addestrati? Un bel cane che poi addestro e non so. Ve lo spiego un attimo perché anche qui non vorrei assumere troppo. Modelli addestrati, siamo nell'ambito del machine learning. Okay. Sapete tutti cos'è il machine learning? Solo per curiosità. Ok, perfetto. Quindi sostanzialmente per il pubblico a casa. Ciao pubblico, grazie. Allora, machine learning vuole sostanzialmente dire risolvere un problema difficile da codificare partendo dai dati. Cosa vuol dire, ad esempio? Come scrivereste voi del codice, vorrei sentire proprio delle idee, del codice classico, quindi senza machine learning, senza partire dai dati, che trova un QR code? Voi avete una vaga idea di come questa cosa si possa fare? Si può fare senza machine learning? Bravo, no, accidenti. Avete idea? Secondo voi questo si può fare senza machine learning? Sì? Un singolo pixel? No, immagino di avere una fotografia fatta di un qualcosa, quindi scusate, questo in effetti non è chiaro. Faccio una fotografia, magari il QR code non è propriamente davanti, non è esattamente una bella immagine così. Devo proprio trovarlo all'interno di una fotografia come fa il vostro telefonino. No, non serve machine learning qua. QR code sono stati codificati bene in modo tale che con una certa procedura di computer vision si riesce ad andare a individuare. Fondamentalmente vuol dire andare a cercare un determinati pattern che sono i tag, i marker, ok, quei tre pallozzi fatti così. Una volta che voi sapete che quei tre marker sono presenti nell'immagine, loro rispecchiano determinate proprietà se, diciamo, telecamera, l'immagine non è troppo tiltata, voi riuscite ad andarli a individuare, loro rispettano determinate proprietà geometriche, una volta che li fate, li mappate su uno spazio, andate a trovare i pixel, vedete pixel chiaro, pixel scuro, e avete, c'è un codice d'errore, avete tirato fuori il vostro informazione codificata. Perfetto, non c'è bisogno di machine learning, si potrebbe fare, ma non c'è bisogno. Una Ferrari F40, come l'ha andata a individuare in una foto senza machine learning? È un po' più complicato, però diciamo la Ferrari F40 è un oggetto rigido, è abbastanza solido, quindi magari potremmo dire che mi faccio una libreria di fotografie, di modelli tridimensionali renderizzati della Ferrari F40, la vado a cercare in modo molto lento, probabilmente dispendioso di energie, su una fotografia, se va bene, condizioni di luce corretta, a volte riesco a beccare. Però Ferrari F40, se invece devo beccare un frutto, una banana, una pera, cose completamente diverse. Ok, quindi risulta che le macchine per la selezione della punta siano precedenti, certo, con ottime performance. Con ottime performance, no, magari sì, e dipende anche cosa vai a vedere, in che contesto. Quindi, se tu dici abbiamo una macchina che va a vedere le fragole, e separo il rosso dal verde, game's over. Ok, in questo caso è fattibile. Se invece lo devi fare un'immagine, magari un po', cioè a caso, random, magari un po' più complesso. Quindi, come faccio col machine learning? Machine learning spiegato con gli emoji. Ho un problema. Come lo risolvo, diciamo, andare a individuare la frutta? Beh, la prima cosa che faccio è gathering. Raccolgo un po' di fotografie e di immagini di frutta. Okay? In questo caso la frutta sono mele, mirtilli, fragole, pesche. Okay? Raccolgo un po' di immagini fatte in vario modo, le identifico, dico queste sono tutte mele, queste sono tutte pere, queste sono tutte cose. Poi le do a un fantastico algoritmo magico, assumiamo che sia magico, però è statistica in realtà. Faccio training. Faccio training. Perché l'algoritmo 3? Cosa? Perché invece l'algoritmo 3? L'algoritmo 3? Cos'è quella? Questo qua in mezzo? Ma è chiaro, una volta che hai fatto training, ottieni i pesi del modello. I pesi sono i parametri del modello, ok? Solo parte sopra, sì, però era per far capire. Dai, Carlo. Ok, ottieni i pesi. I pesi sono quella cosa che Detektron ci dà con licenza share, Creative Commons Share Alike. È proprio un file, tipo un pickle o, non so, un pie array di qualche tipo, un file che poi voi potete scaricare. Quello rappresenta la conoscenza che il modello si è fatto guardando tutte le immagini. Poi lo mettete in produzione, you ship it, esatto, e una volta che l'hai shippato, una volta che l'hai messo in produzione, quello che succederà è che gli dai nuove immagini
della stessa categoria più o meno, o leggermente diversa, quindi magari un frutto che non hai visto prima, però si riesce a riconoscere con frutto, e se va bene ottiene una predizione che è corretta. E quindi lui ti dice, yes, it's a fruit. Ok? Quindi questo è il machine learning. Detektron 2 ci permette di saltare quella parte là in alto, raccolta dei dati e di fare training. Loro lo fanno per noi. E tra loro, quelli di Facebook, ma sì, dai, ve lo dico, che è un fatto divertente, se andate sul sito di Detektron 2, quindi è github.com, facebook.com/detektron2, c'è scritto che loro hanno fatto training di questi cosi utilizzando dei computer, dei server che si chiamano Big Basin, e sono con 8 GPU Tesla A100, che sono tipo tra i 50 e i 100.000 euro di server, ok? Quindi serve un po' di potenza di calcolo per ottenere queste cose ed è il motivo per cui ce le donano gentilmente e ci dicono utilizzatela pure con tutta la conoscenza e le milioni di immagini che abbiamo già fatto vedere al modello. Ok? Quindi noi partiamo con qualcosa che c'è già. Vediamo un how-to. Quindi, enough talking, show me the code. Non è codice in realtà, perché è semplicemente quello che vi farò vedere per adesso, è semplicemente l'invocazione di uno di quei tool di cui vi parlavo prima. Ok? Allora, consideriamo un'immagine di esempio, tipo me, nell'estate del 2021. Voi ridete, pensate che questo non sia davvero io, ma ci sono due cose che mi identificano. D'estate, col sole, io divento un pochino più chiaro i capelli. Ok? E se chiedete a mia moglie, conferma che sono un orso. Quindi ecco come usare Detektron, spero che si veda abbastanza. Create una directory, ci entrate dentro, vi scaricate un'immagine d'esempio, ok, questo è come produco i risultati che adesso vi faccio vedere. Qui clono il codice di Detektron, ma non è veramente necessario, quello che mi interessa è semplicemente prendere il tool di demo, sono due file letteralmente, potreste anche scaricarveli e metterli dentro, io non ci avevo voglia, ho fatto git clone. Però poi potete installare Detektron 2 will, quindi non serve costruirlo, non serve fare build. C'è la will che voi potete installare, viene installata tramite pip, tramite questo bel URL che trovate sul sito. Sostanzialmente qua c'è scritto che io voglio un Detektron 2 che vada su PyTorch 1.10 per CPU. Okay? Quindi non voglio utilizzare GPU. Normalmente la situazione in produzione è che non abbiamo GPU. Normalmente, a volte. Okay? Quindi questo è il setup, molto semplice. Prendiamo la demo e proviamo a lanciarla. Vado in Detektron 2 demo, quindi i file che mi interessavano prima, poi ve li faccio vedere. Lancio il file con un determinato file di configurazione. Ah, scusate, nel codice sorgente ci sono anche i file di configurazione che interessano, quindi anche questa directory sarebbe necessaria. In questo caso io gli dico che voglio un file di configurazione, quindi utilizzare Coco Detection, quindi fare il primo dei task, quello di bounding box. Okay? Gli dico che voglio questa certa specifica configurazione di rete neurale, di modello da utilizzare, è magia per adesso, però dopo vi spiego un attimo come funziona. Gli dico qual è l'input da andare a prendere, il mio file. Gli do due opzioni, vorrei utilizzare la CPU per fare questa predizione, non la GPU, perché sennò lui di default prova a utilizzarla, magari non funziona. E poi vorrei prendere i pesi, che mi fornisce gentilmente Facebook, che sono questi qua. Ok? C'è un certo URL, in questo caso Detektron 2, Coco Detection, Faster RCNN R50, 3x, bla bla bla, Model Final, Pickle. Scusa? Dopo ve lo faccio vedere. Ok. L'ho detto, dopo vi facevo vedere. Allora, ecco qua, questo è il risultato. Funziona sull'orso e non sono io al 99%. Ok? Proviamo a fare instant segmentation. Quanto è difficile cambiarlo? Molto poco. Molto poco difficile, mi basta cambiare detection in segmentation, cambiare qua un attimo il nome del modello, non era Faster RCNN, si chiama Mask RCNN, gli do dei pesi diversi, e il risultato è esattamente, sono io al 100% stavolta. Ok? Ha fatto la segmentazione. Molto facile. Quindi, già questo potrebbe essere interessante per chi vuole iniziare, dice, non so fare niente di machine learning, però ho un'idea di come potrei utilizzare questa cosa per guardare se c'è un camion nel mio giardino, è molto facile da fare. In realtà, essendo codice Python, poi posso anche metterci mano, però volendo posso anche chiamare semplicemente il processo, gli passo quei parametri, ottengo un certo risultato e vediamo cosa posso farci. Ok? Perfetto. E adesso spiego come è possibile ottenere queste cose qui. Ok? Mi spiace per questo sparaflesciata. Però sostanzialmente Detektron 2, che questo è il bellissimo repository, ok? Qui c'è, vi spiega, ci sono anche dei video che vi fanno vedere l'introduzione.
Questo Tecnum 2 viene distribuito con un certo model zoo, che vuol dire uno zoo di modelli, un insieme di modelli che sono già pronti per risolvere determinati tipi di problemi. Okay? Qui vi spiega che è stato utilizzato il Big Basin Server 100 V100, 8 Nvidia V100, quindi i nostri milionati di euro per fare questo training qua. Quindi grazie Facebook per averci risparmiato tutta questa ingente spesa. E sostanzialmente vi dice, qui ci sono un po' di cose che salterò, sostanzialmente vi dice, abbiamo delle baseline, quindi dei modelli di base, che sono quelli che sto utilizzando io, okay? Che sono stati allenati su Coco. Coco, ve lo spiego io, è un dataset fatto fondamentalmente di immagini prese a caso, tipo quelle dell'orso, okay? Per l'object detection. E quindi qua ci dà una dozzina di modelli pronti per fare object detection. Come scelgo uno? Quindi primo mi pongo il problema di qual è il task. Object detection, instance segmentation, vado a cercarlo, instance segmentation è questo. Ok, quindi guardo questi modelli qui. Come faccio a sceglierlo? Beh, tendenzialmente guardo due parametri. Uno è quanto è la qualità dei risultati, quindi mask AP, AP vuol dire average precision, potete immaginare questo numero come un numero che va da 0 a 100, ok? Immaginatelo come una bontà. Più alto è, meglio è, tendenzialmente, ok? Mask AP vuol dire che la qualità nel ritagliare la maschera, in questo caso, è 32 punti con questa prima versione, è 40 quasi con questa ultima versione. Quindi vorremmo l'ultima. Però attenzione, perché poi se il tempo di inferenza è di 0,1 secondi sui loro computer che costano 100.000 euro, magari è di qualche secondo sul mio computer, sulla mia CPU. Okay? Quindi sto anche attento a questa cosa qua, magari. Quindi tendenzialmente così si scelgono i modelli. Scegliete il task, cercate di farvi un'idea di qual è la precisione che volete ottenere, vedete, voi potete anche sperimentare con vari modelli diversi. Poi, come fate a scegliere qual è la configurazione e il modello lì? È molto semplice, la configurazione è il file che indica qua, è qui sotto, qui sostanzialmente mi rimando a un file che è Coco Instance Segmentation, questa qua, Coco Instance Segmentation, scelgo questo file, punto punto, come avevo mostrato prima, perché avevo il codice sorgente. Se invece voglio il modello è questo URL qua, ok? L'URL di questo link qui, c'è scorto proprio scritto model, vado a prendere quello, glielo incollo dentro con detection 2 come prefisso e lui va a prendere. Molto semplice, ok? Perfetto, torniamo alla presentazione. Forse questo era meglio che non è uno sparaflash. Ok, allora andiamo a esplorare un attimo come è fatta la demo. Così avete un'idea di com'è il codice Python di Detection 2, che è abbastanza di alto livello, quindi si può utilizzare abbastanza facilmente per task di questo tipo. Allora, guardiamo il demo per farci un'idea di com'è utilizzato. Potete anche utilizzarlo come base, e non è detto che sia necessario customizzarlo in alcun modo, fare subclassing o cose di questo tipo. La maggior parte delle cose che potete fare in Detection vengono fatte tramite il sistema di configurazione, che è molto flessibile, molto figo. Dopo lo vediamo un pochino. In realtà anche relativamente semplice. La demo è composta da due file, ok, adesso ve le dico così se poi volete guardarli e utilizzarli avete un'idea di come sia, poi vi guardate la trasmissione. Demo.py e predictor.py. Demo ha quattro funzioni in cui solo due cose sono rilevanti. Setup config, che fa il setup della configurazione usata da Detection 2, questo è Detection specific. Get parser semplicemente fa il parsing della command line, non ci interessa particolarmente. Test OpenCV video format viene utilizzata la demo per verificare se un determinato file video ha un formato piuttosto che un altro. Non è rilevante per quello che guardiamo noi, è per il fatto che loro vogliono poter lavorare anche con i video. E poi c'è il main, che non è una funzione, è un pezzettino di codice. Guardiamo come istanze le cose, però anche questo è molto abbastanza generale. Le cose un po' più specifiche sono dentro Predictor, ok? Visualization demo, che è la loro classe che loro usano per chiamare le varie funzioni di Detection 2 e quindi andare a sviluppare, fare le funzioni, implementare le funzioni, e Async Predictor, che non guarderemo, però fondamentalmente l'idea è che usa Python Multiprocessing per fare più predizioni contemporanee, in modo tale che se ci deve mettere 2 secondi su una CPU, ce ne mette 2 secondi in parallelo su 16 core, se va bene va un po' più veloce. Okay? E infatti loro dicono, poi possiamo guardarlo, però sostanzialmente quando usano i video, e lavorano con la webcam come input o un video come input per andare un po' più veloce anziché usare il default predictor che adesso vedremo, usano async predictor. Però guardiamo questi due file. Questa è la demo.py, questo lo chiudo. Ci vedete? No. Questo proviamo così.
Ok? Vabbè, R-Parse, Glob, Multiprocessing, non ci interessa particolarmente quello che c'è. Le cose che ci interessano sono le due funzioncine che vi dicevo prima. Vabbè, come vedete, si importa normalmente, niente di particolarmente folle, un po' strutturato, quindi vabbè, andate a vedere la sua documentazione, che non è fantasticissima, se devo essere sincero, però ha un bel po' di codice e di esempi, andate a vedere la demo, gli import sono molto facili da risolvere. Poi porta dentro il predictor, che era l'altro file, ci ricordiamo, in cui c'era visualization demo, fa la parte di setup della configurazione. Allora, la parte di configurazione è intuitivamente molto semplice. Fondamentalmente crea un nodo di configurazione vuoto, che è questo getconfig. Getconfig viene dal detector2config, ok? E questo nodo di configurazione è tipo un namespace di Python. L'idea è sostanzialmente questa. Quindi è un oggetto che fate punto un attributo, gli potete mettere dentro qualcosa. Sono dei dizionari gerarchici, ok? Questo metodo è un sistema di configurazione basato su YAML. Fondamentalmente rispecchia quello che è lo YAML. Infatti, se io vado a prendere, ad esempio, scusate, vi do un'idea di com'è la configurazione, perché in effetti non l'abbiamo vista. Se io vado in configs, Coco Detection, e prendo uno di questi qua, ok? Lui dice, questa configurazione ha una base, che è il file che c'è lì, poi sovrascrive o scrive i campi model, in cui ci sono dentro weight, che è questa stringa, in cui c'è mask on, false, ok? È uno YAML molto semplice, composizionabile, componibile. Quindi prendo questo nodo, è vuoto, gli integro il file che ho specificato, quindi quel file lì, gli integro eventuali opzioni della riga di comando, che erano model.device uguale CPU e model.weights uguale URL dei pesi. Poi ci sono alcune cose che indicano sostanzialmente quanto vogliamo mettere alla soglia di confidenza del modello. Vi ricordate che prima usciva 99%, 50%, eccetera. Quanto in basso si può andare? Fondamentalmente un sacco in basso. Mettiamoci una soglia di cutoff, quella soglia di cutoff è questa, okay? Che viene letta da questi argomenti. Poi si fa freeze, la configurazione non viene più modificata e viene utilizzata così. Fine. Il parser è un normale argument parser, come vi dicevo. Test OpenCV video format è una spatafiata di OpenCV che ci interessa relativamente. E poi c'è il main. Main semplicemente, vabbè, questo non ci interessa, fa setup del log, prende la configurazione in base agli argomenti che abbiamo visto, chiama visualization demo, e se l'input è un'immagine, e gli passo una sola immagine, anzi no, gli posso passare più immagini, scusate, io chiamo la lettura dell'immagine che leggo in formato blu, green, red. Questo è l'input di Detectron, che è lo stesso di OpenCV. Non so se sapete come sono rappresentate le immagini, ma immagino di sì. Le immagini sono degli array bidimensionali, in cui c'è anche in realtà una terza dimensione, che mi dice la profondità di colore per tre canali, tipicamente red, green, blu. In questo caso sono flippati. Chiamo run on image, ottengo i risultati, che sono l'immagine di uscita o le predizioni, informazioni sulle predizioni, stampo, salvo in una directory, fine. Il codice è molto semplice. Qua sotto ci sono gli altri casi in cui uso la webcam o in cui uso video input. Come vedete, qui nel caso io creo questo visualization demo con la configurazione, se ho il video, faccio run un video, utilizzerà un predittore parallelo con le multiprocessing. Ok? Però questo tendenzialmente è molto semplice da capire. Predictor è questa classe qua, visualization demo è quella che ci interessa, l'altra che è async predictor la ignoreremo. Visualization demo usa il default predictor, che è quello che ci fornisce Detectron 2. Okay? Sostanzialmente quello che dobbiamo fare è creare il default predictor con la configurazione e poi quando fine, ok? Poi, quando mi arriva un'immagine, io faccio la predizione sull'immagine e chiamo predictor come se fosse una funzione. Lui mi ritorna i risultati, che sono predictions. Non è così complicato leggerli. Dentro sono tipo un dizionario, dentro ci andate a vedere tipo instances, una roba di questo tipo. C'è un campo, fate dire, lo vedete, è molto semplice in realtà. Però queste predizioni voi potete passare nel visualizer, che è l'oggetto che Detectron 2 mette a disposizione, questo qua, per andare a visualizzare le cose e disegnarle sull'immagine. Semplicemente, se volete andare a vedere direttamente le immagini, gli passate l'immagine, i metadati, che adesso vi spiego cosa sono, e fate drop an optic segment, tipo questa, scusate, no, tipo
instance prediction, ok? Questa qua, a seconda del tipo di task lui faceva, chiamare una funzione piuttosto che l'altra, in questo caso io gli dico, disegnami queste istanze sull'immagine. E nel caso, in questo caso qua, è una object detection, quindi ci mette in rettangoli la confidenza e il nome della classe. La confidenza e la posizione li prende da instances, ma il nome della classe, quindi person, è un'informazione che arriva dal metadata catalog, quindi questa qua, metadata, self metadata. Questo self metadata viene settato qui all'inizio ed è un metadata catalog get dataset test. In questo caso lui gli dice io voglio prendere lo stesso dataset che è stato utilizzato per il training o per il test del modello. Okay? Prima vi ho accennato che è Coco, si chiama Coco il dataset che è stato utilizzato, quindi in questo caso io sto prendendo il nome in codice di Coco e voglio dirgli che i nomi che lui associa alle predizioni arrivano da quel dataset. Okay? Perché il modello di machine learning non conosce i nomi, non sa che quella è una persona, quella cosa lì la chiama 5. Okay? Come faccio a sapere che 5 è una persona piuttosto che una borraccia? I nomi arrivano da questo metadata catalog. Ok? Fine, tendenzialmente. Ok? Le cose da sapere sono queste qua. Ecco qua, se volete vedere questo prediction instances, questo qua sarà un dizionario, una lista che contiene tutti i bounding box, il loro score, quindi la loro probabilità di essere corretti a confidenza, se vogliamo, e lì dentro voi potete andare a dire voglio fare un ciclo for, leggermeli e prendere solo quelli che voglio io. Se no, il visualizer, che è una cosa così di convenienza, ve li fa vedere tutti. Ok, magari voi volete scartare quelli che non sono camion, che parcheggiano davanti a casa vostra, e quindi tenete solo i camion. Ok? Quindi se volete andare a farci qualcosa, lo fate qua dentro. Fine. Molto semplice. Cose importanti da ricordare, quindi, è configurazioni flessibili basate su YAML. Per fortuna Detektron è anche abbastanza carino, nel senso che non sono veramente dizionari innestati. Se mettete una chiave che non esiste, quando poi lanciate e create il predictor, lui vi dice no, questa chiave non è valida. Okay? Quella chiave lì verrà poi utilizzata dal modello, non ci interessa come è implementato, però viene utilizzata l'algoritmo di machine learning in modo adeguato. Default predictor è quella cosa che potete utilizzare per fare inferenza, il visualizer per vedere i risultati. Se vi basta questo e la soglia per andare a determinare quali sono le cose che vi interessano o no, potete andare a vedere le instances. Ricordatevi di score trash test, perché sennò magari settata al 70% di default, voi volete vedere anche cose che vengono riconosciute con una probabilità più bassa. Questo in realtà è un problemone, non c'è una soluzione per questa cosa qui, perché magari il modello è stupido, ok? Machine learning non sa cosa sta facendo, non ha senso comune. Quindi magari vede una persona, ma questa persona c'ha su un QR code tatuato sulla maglietta o sul braccio, e lui ti dice, questo è un QR code al 30%, una persona al 20%. E tu dici, no, vabbè, io sono una conferenza di gente appassionata ai QR code, sono tutti vestiti così, e quindi devo abbassare la soglia. Ok? Quindi è importante conoscere la soglia per questo motivo. Fine. Questo è per darvi un'idea di come funziona. Altre informazioni che possono essere utili. I modelli, come vi dicevo, hanno un pre-train, quindi sono già stati allenati da loro, sono già stati addestrati da loro. Trainati da loro utilizzando Coco. Coco che cos'è? È un dataset molto grande, molto completo, c'è il sito cocodataset.org che vi dà tutte le informazioni se vi interessa. Contiene 80 classi, ok, che sono queste qua, adesso c'è tipo persona, ombrello, cravatta, vestiti, zaini, robe di questo tipo. Sono immagini prese da Flickr, fatte da persone con macchine fotografiche normali, tendenzialmente non c'è niente di strano. 80 classi di oggetti che sono nel quotidiano. Quindi va benissimo se voi volete utilizzare questo dataset e questi modelli che sono stati addestrati su Coco, su delle immagini che sono tipo quella dell'orso, ok? Già per darvi un'idea, se prendete un'immagine da una webcam un po' scarsa, tipo la mia, non funziona più così tanto bene, ok? Perché le immagini che lui ha utilizzato sono immagini un po' più buone. Queste sono esempi delle immagini, ok? C'è una foto in bianco e nero, c'è un painting, un disegno di un mouse, una buccia di banana, due banane, e una pizza di qualche tipo, però, ok, questo per darvi l'idea di che tipo di immagini ci sono dentro, ok? Per chi sa che cos'è, sappiate che vengono anche messi a disposizione dei pre-train con ImageNet, che è un altro dataset, che non è Coco, più grande, viene spesso usato per fini di ricerca, però tendenzialmente quelli Coco sono quelli di riferimento attualmente. Perché vi dico questa cosa? Perché dovete aspettarvi che se gli date un'immagine in ingresso, un'immagine che lui non ha idea di cosa sia, non ha mai visto, ha uno stile completamente diverso, non funziona.
Ad esempio, questo è una fotografia, un'immagine, un render di immagine presa da un LIDAR, avete tipo, tipo il radar sparato col laser, per la guida autonoma, con una mappa di colori molto arbitraria. Io non ho provato a dargli questa qua in pasto, ok? Però potrebbe benissimo essere che il modello mi dica attaccati, ok? Mi fa il gesto dell'ombrello, che mi sono autocensurato. Questo perché fondamentalmente il modello funziona in modo statistico, ok? Lui impara a riconoscere una distribuzione di immagini fatte in un certo modo, spero che cerchi di... Io ovviamente non gli do in ingresso cose che lui ha già visto, io al modello darò in ingresso il mango, che lui non ha mai visto, ok? Gli do un frutto nuovo, ok? Però deve essere qualcosa che non si allontana troppo da quello che lui ha già visto prima, se no, cioè un bambino appena nato, gli faccio vedere solo cani, a un certo punto dico una pecora, e mi dice che è strano quel cane, già, va già bene se mi dice che è strano, ok? Se no mi dice un cane, e lo stesso fa lui, ok? Quindi immaginate che questo robot è incapace di risolvere problemi molto lontani da Coco. Coco è molto grande, per questo che si usano dataset enormi, perché vogliamo che siano più flessibili possibili, però non sono onnipotenti. Esempio pratico, io lo sto usando su immagini medicali, gli do raggi X, se gli do delle immagini raggi X, un dataset di 3000 immagini raggi X come input, la sua performance di partenza non è 40 AP, è 1 AP. Okay? Faccio un po' di training, arriva una trentina, magari. Ok? Quindi per dire che se volete utilizzare dei dataset che non sono, cioè volete dargli d'impasto delle immagini che non sono quelle simili a Coco, dovete fare del training. È un po' off rispetto a quello che era l'obiettivo di questo talk, quindi non ne parliamo particolarmente. Però tendenzialmente è un po' utile sapere come funziona Coco, specialmente se volete poi fare del training specifico. Quindi secondo me una cosa che mi ha morso, nel senso che non mi è andata bene quando io ho provato a utilizzare Detektron, era che ho cercato di costruirmi un mio dataset che fosse custom, ok? Che fosse come lo volevo io, strutturato come lo volevo io. Non ha funzionato così bene. Quindi, meglio usare Coco, perché lui è abituato a Coco. È fatto per Coco, usa un, data, un formato di dati che assomiglia a Coco, cercate di andare lungo quella cosa lì. Quindi, com'è strutturato Coco? Fondamentalmente è una directory in cui ci mettete dentro un annotations, gli date il nome del vostro dataset che può essere, che ne so, Panoptic Train o Validation 2017, lui si aspetta che ci siano quei nomi lì in particolare. Poi ci sono dentro una cartella che è Panoptic Train con tutte le immagini che questo file a cui fa riferimento e una per staff, in questo caso qua, perché è Panoptic che è... Vabbè, comunque la cosa importante è il fatto che ci siano delle directory con dentro tutte le immagini, un file JSON che dice dove andare a recuperare le immagini. Quel file JSON ha una specifica particolare che si trova sul sito di Coco, che fondamentalmente dice ho dei metadati su come è fatto il dataset, quindi qual è il nome, quali sono le licenze delle immagini, ok, cose di questo tipo, quali sono le categorie. Coco sono 80 categorie, non so se ve l'avevo detto, okay, 80 tipologie di oggetti diversi, in contesti, da soli, okay, un po' in qualunque tipo di forma. Queste categorie, le licenze, eccetera, eccetera, compongono il dataset. Poi, a seconda di qual è il tipo di task che volete fare, ci sono dentro delle informazioni specifiche. Ad esempio, in Object Detection c'è Annotation, okay, quindi annotazione, che mi dice qual è l'ID dell'annotazione, perché possono esserci più annotazioni su un'immagine. Mi dicono qual è la categoria, mi dicono se c'è una segmentazione, okay, quindi se c'è qual è il bounding box, oppure se è una folla oppure no, perché distingue anche il fatto che una cosa possa essere crowd oppure una singola istanza. Ok? Key Point Detection avrà altri campi. Okay? Però il punto è, se volete fare training, seguite questa specifica. Mi sono un po' bruciato la cosa dopo. Custom Training, appunto. Se volete fare Custom Training, anche qua vado molto veloce, sono in chiusura, sappiate che è fatto in modo molto efficiente, è stato fatto bene da delle persone che conoscono PyTorch, che hanno bisogno di calcoli grossi, distribuiti, eccetera, eccetera, quindi potete anche utilizzare molti GPU. So che si può fare, non l'ho mai fatto perché io non ho 80.000 euro di server. Quindi ha una sola GPU, molto figa, è il server che utilizzo io, però non so. Quindi so che si può usare, non l'ho mai usato. Il training è abbastanza facile da usare, specialmente se appunto, come dicevo, state aderite allo standard Coco. Prendete i vostri dati, li mettete in quella forma lì, li mettete dentro le annotazioni nel formato che vuole lui, il formato noto è quello che vi ho fatto vedere prima, poi dovete fare due o tre operazioni di codice molto semplici, registrate un dataset catalog, cioè registrate il vostro dataset nel dataset catalog,
ok? Quindi sostanzialmente gli dite voglio creare un nuovo dataset che chiamo Pinco Pallino Train, e ti passo quali sono i dati, quindi l'elenco dei dati arrivati che vengono letti dal JSON, ok? Quindi prendo il JSON, carico il JSON, glielo do qui in mezzo, lui si salva il nuovo dataset. E lo metto in questo dataset catalog che è un singleton, fondamentalmente un'istanza che in tutta l'applicazione mi permette di recuperare il dataset. Similmente nel metadata catalog ci metto le informazioni sulle categorie. Vi ricordate che prima vi dicevo che le categorie sono parte del metadato e il modello non ne sa niente? Esattamente. Quindi qui dentro gli dico, nel mio Pinco Pallino Validation, Pinco Pallino Train, ci metto Thing Classes, quindi le classi per le thing, per le cose che sono gli oggetti che voglio far vedere, sono le mie categorie, che anche queste sono lette dal JSON. Ok? E eventualmente, se volete ad esempio mettere metriche customizzate, se volete stare un po' più attenti, io ad esempio uso MLflow per tenere le informazioni di training, adesso non so se questa cosa dice qualcosa a qualcuno, però io voglio che durante il training possa monitorare tutto con un sistema di logging specifico. Per poterlo fare, devo fare subclassing di queste due classi qua, ok? Coco Evaluator, Default Trainer. Non entro nel dettaglio, ma comunque sono veramente quattro righe di codice. Le cose che ho capito io di fare custom training sono: mettete i vostri dati in formato Coco. Non ve l'ho detto, forse? Metteteli in formato Coco. Se volete fare conversioni dai vostri dataset al formato Coco, un altro consiglio è utilizzate strumenti che sanno farlo. Perché io ho provato a scriverlo da me, andare Detectrum non è affatto amichevole nel dirti che c'è qualcosa fuori dalle specifiche, cioè non te lo dice. Quindi provi a fare training, aspetti 12 ore e il risultato è zero. Ehi, cosa succede? Dov'è il problema? Saranno i dati? Sarò io? Chi sarà? Quindi uso strumenti tipo 51. 51 è uno strumento per lavorare con i dataset, visualizzarli anche, vediamo se riesco ad aprirlo. Fondamentalmente è anche una libreria Python che voi potete utilizzare per costruire i vostri dataset e poi dirgli esportamelo in formato Coco piuttosto che formato ImageNet. Ok? Non riesco a caricarlo, quindi pazienza. 51 è uno strumento utile, io ho risolto i miei problemi con questo. Tenete conto anche che i modelli con cui si fa training sono grossini. Ok? Quindi se avete pochi dati non aspettatevi queste grandi performance. Per farvi un'idea, il mio bel dataset di immagini, radio, cose, è un dataset pubblico, si chiama ChestX. Ah, è saltata la connessione. Sì, infatti. Yay. Vediamo se mi si è aperto questo. Yes, questo era 51. Ok, tanto per darvi un'idea di cos'è questa cosa. Try, have a team, community docs. Docs, era questa, docs. No, va bene. Però è uno strumentino che potete usare per esplorare dataset, ok? Questa roba qua vi permette di sceglierli, selezionarli, fare cose di questo tipo e anche di importarli e esportarli. Quindi vi dicevo, abbiate dataset di dimensione adeguata, perché esempio quello lì è un dataset che esiste pubblicamente, 3000 immagini, sembrano tantine, sono tantine in effetti per essere radiologie, radiografie, però poi il modello a un certo punto si incarta, va in overfitting perché è troppo grande, ok? Questo vuol dire fondamentalmente che il modello a un certo punto smette di generalizzare, guarda le radiografie e dice io questa l'ho già vista, so esattamente qual è il risultato da aspettarmi, da dirti quando io vedo questa specifica immagine. È così intelligente che inizia a memorizzarle tutte. Quindi fondamentalmente smette di generalizzare e se tu gli dai una nuova radiografia lui dice non sono sicuro di capire che cos'è questa cosa, perché si è specializzato troppo. Fondamentalmente questa è la cosa. Messa in produzione... E poi ho chiuso, io non ho ancora messo in produzione. Però vi posso dire che l'ho scelta anche per come verrà messa in produzione dopo, è basata su PyTorch, quindi si possono utilizzare tipo strumenti già esistenti, tipo PyTorch Serve, immagino di sì, non l'ho ancora utilizzato, oppure se le performance non sono buone, ci sono anche altri strumenti tipo, sempre di Facebook, Detectron to Go, di To Go si chiama, che si basa su Detectron, ma utilizza delle tecniche per ridurre la dimensione dei modelli, renderli più veloci, in modo tale che, a discapito di un po' di perdita di qualità, vi permetta di farli andare su telefonini, su computer a velocità decenti. Per darvi un'idea, Keypose Estimation, volevo provare a farvi vedere una live demo di me che facevo Keypose Estimation con Detectron, ho del codice, però non ve lo faccio vedere perché sono andato lunghissimo, con Detectron fa... tipo mezzo frame al secondo.
con la mia GPU scarsa del portatile. Con questa ne fa 10, ok? Per darvi un'idea. Il come viene fatto con tecniche di quantizzazione, se sapete cos'è, e fondamentalmente passaggio da logica floating point a logica intera, che è molto più veloce da fare su CPU, GPU, eccetera. E quindi fondamentalmente, grazie a queste cose, riesci a guadagnare un sacco di performance. Ci perde un pochino in precisione, come dicevo. That's it. Fine. Se avete delle domande, cercherò di rispondere a quello... Grazie. Ho mal di gola, quindi se avete domande... Vabbè, non so. Tanto ce n'è una dal pubblico da casa. Ti amo, ascoltatore! Ok. Ci chiedono, se faccio un modello... Lorenzo. Se faccio un modello per un uso molto specifico, esiste un posto dove posso pubblicarlo e condividerlo? Allora, non specifico per il Detektron, nel senso che non mi viene in mente un model zoo pubblico. Direi che se lo vuoi pubblicizzare in quella comunità lì, quindi se devi fare un qualcosa di specifico per il Detektron 2, potrebbe essere utile metterlo nelle discussion di GitHub. Ok, quindi github.com, Facebook, Research, Detektron 2... Spero di averlo azzeccato. Discussions, se lo metti qua, sicuramente qualcuno piace. Ok? Più specifici, no. Cioè, nel senso, più generali, no. Nel senso che ci sono altri model zoo pubblici o ci sono altri model zoo a cui si possono pubblicare cose, ma esulano da questo. Se c'è anche, tipo, mi viene in mente, non so quanto sia attendibile, però se c'è anche la pubblicazione correlata, Papers with Code è il mio go-to. Io vado spesso lì, quindi se c'è qualcosa tipo wiki, si può contribuire, si può introdurre lì. Grazie Lorenzo. Ma se tipo voglio farmi l'applicazioncina per le mie figlie per riconoscere le carte Pokémon, Detektron 2 funziona, ma può essere utile? Allora, sì, sì, può essere utile. Non so se andrei per Detektron 2, okay. Però può essere utile. Il problema è che devi fare tipo training, perché le carte Pokémon dubito molto che siano il dataset Coco. Esatto. Può anche essere, esatto, o le fai tu dal telefonino, se, soprattutto se è da telefonino, fai tu immagini dal telefonino, però hai voglia di metterti lì a riconoscerle. E ti crei il tuo dataset, glielo dai in pasto con tutti i due tips di training che avevo detto io prima. Se hai una GPU abbastanza potente, però immagini di Pokémon quante sono, 151 se ricordo bene, o 20.000 se sono la terza generazione. Insomma, potresti metterci poco o tanto a seconda dell'hardware che hai a disposizione, però sì, tendenzialmente sì. E poi devi metterci un po' di logica extra, perché lui ti fa riconoscimento, ti dice se è una carta se è una carta dei Pokémon, se va bene ti fa segmentazione, tipo ad esempio se tu volessi fare un'applicazione di questo tipo, puoi fare o object detection o segmentazione, poi con un po' di skill tue devi andare a recuperare magari gli angoli delle immagini, mapparle su uno spazio piatto. Ok? Andare a fare OCR o cose di questo tipo, Detektron lì non ti aiuta, nel senso potresti farlo però un po' overkill, ci sono altre cose, e poi fai riconoscimento e dici questa è la carta X. Se no, potresti anche fare il riconoscimento di 150 classi, quindi Coco ne aveva 80, tu ne fai una per ogni carta dei Pokémon, o quante sono le carte dei Pokémon, e una volta che ti dà l'informazione tu sai esattamente qual è la carta, non vai a leggerla. Però devi farti un dataset abbastanza numeroso. Ok? Quindi, sì, si può fare. Qual è il numero minimo? Allora, questa è un'ottima domanda. Dipende generalmente dalla dimensione del modello. Non c'è un vero numero minimo, nel senso che lui avrà una determinata performance che dipende anche da quanto è difficile il problema. La difficoltà del problema, nel caso delle carte di Pokémon, potrebbero essere due carte con la stessa immagine, ma con testi diversi. Ok? Magari... per il modello andare a individuare quella cosa lì è molto complicato e lui ha bisogno di molti più dati. Quindi è una cosa, è un processo molto empirico, purtroppo. Ma le condizioni dell'immagine? Importano, e Detektron ha anche delle facilities, ha delle cose per fare data augmentation. Data augmentation vuol dire che se io ti do 100 immagini in ingresso, lui le manipola
le taglia, le croppa, le gira, le ridimensiona in modo tale che da 100 diventano tipo 1000. Okay? Ogni immagine viene trasformata, ad esempio, in 10 modi diversi, in modo tale che il modello impara come se ci fossero state altre 10 tipologie di categorie diverse, cioè altre 10 immagini diverse prese in condizioni diverse. Su questo aiuta Detektron, senso, funziona abbastanza bene, nel senso il mio dataset di 3000 immagini medicali non è particolarmente grosso, nel senso per un modello grande come quello che sto utilizzando io, che è ResNet a 101 layer di profondità, è tanto, sono tanti parametri, 3000 immagini sono poche, però facendo augmentation diventa un numero decente per poter ottenere delle performance decenti, non fantastiche, però decenti. Però a volte è un problema andare a trovare le immagini, perché in questo caso, ad esempio, devi pagare un medico, un radiologo esperto, che guarda la radiografia e ti dice qui c'è un tumore, qui c'è un qualcosa, qui c'è una lesione, qua c'è una frattura, e tu lo devi pagare come un radiologo. Ok? Quindi costa. Costa tanto. Ma in caso di un sistema custom, mm-hmm, specificare la feature che tu vuoi trovare? In che senso? Da me a lavoro stanno cercando di realizzare retina net per riconoscere quello che produciamo. Ok. E c'era una persona che si metteva a disegnare le bounding box intorno a quello che voleva. Sì, esatto. Tendenzialmente è la cosa che devi fare. Poi ci sono vari modi, se vogliamo, per andare a fare questa cosa in modo più o meno efficiente. Al di là di impiegare persone che chiaramente hanno uno stipendio bassissimo, tipo le persone in India, quello che faceva il Mechanical Turk di Amazon, ci sono magari anche dei metodi per dire accorcio il tempo di annotazione, quindi magari ti propongo un po' di bounding box senza capire bene cosa c'è nell'immagine, però magari con dei modelli un pochino più unsupervised o comunque che non hanno bisogno di annotazioni, dico, vado a individuare le feature rilevanti nel modello, cerco di trovare alcune cose che potrebbero essere rilevanti per l'annotatore, metto dei bounding box in automatico, l'annotatore sceglie solo qual è quello giusto, eventualmente lo corregge un pochino se necessario. Oppure ci sono strumenti che lo fanno non andare a implementare il tuo, oppure magari tu lo selezioni, oppure dai una descrizione molto grezza e lo strumento lo raffina lui in automatico. Magari capisce più o meno che questo è lo strumento, che la cosa che tu vuoi andare a vedere, ci metti un bounding box così, lui riesce a capire che deve cropparlo. Capito? Però sì, tendenzialmente è che se devi fare un riconoscimento di questo tipo, ti serve un dataset annotato e ti serve qualcuno che faccia annotazioni. Un po' una menata, ma tant'è. Mi piacerebbe dire che Detektron fa anche un supervised learning, ma non lo fa. Che io sappia. Diretta?